Nella vita professionale non contano i titoli, ma il lavoro, e questo quello che ha lasciato il professor Giampaolo Cantore a capo per anni del Dipartimento di Neurochirurgia del Neuromed di Pozzilli ai suoi collaboratori, che ogni anno dedicano al neurochirurgo una 3 giorni di incontri e discussioni. Ha preso il via oggi la 8ª edizione del Memorial, che vedrà nei prossimi giorni neurochirurghi da tutto il mondo a Pozzilli, nel parco tecnologico dell'IRCCS, per discutere e confrontarsi su tecniche neurochirurgiche chirurgiche complesse, che verranno poi approfondite nel laboratorio di medicina microscopica, anch'esso intitolato a Cantore. Al Neuromed si è creato un gruppo di neurochirurghi che lavorano molto attivamente sia sulla patologia cranica che su quella spinale. Ci sono giovani molto validi che continuano a addestrarsi, a praticare chirurgia anche molto complessa. Si è aggiunta la possibilità molto importante e preziosa di avere un laboratorio di dissezione anatomica dove ci si può addestrare a fare interventi complessi. Prima di farli sul vivente si possono fare questi stessi interventi, queste tecniche sul cadavere. Una cosa di enorme utilità. Ormai è un evento che si sta consolidando non solo a livello italiano, come è sempre stato, ma ormai negli ultimi anni anche a livello europeo ed extraeuropeo, con tutti gli ospiti che di volta in volta alcuni si rinnovano perché sono contenti di tornare, altri si aggiungono alla schiera della faculty, che è sempre più internazionale. Si tende a pensare, ed è vero per altri tipi di specialità mediche, che la parte di laboratorio, la parte poi pratica clinica siano separate. Questo in alcuni casi può essere vero sicuramente. Nel caso della neurochirurgia no, nel senso che la parte di laboratorio è una parte pratica anch'essa, e che aumenta le capacità chirurgiche poi del neurochirurgo, cercando di ridurre appunto le complicanze sul paziente e ampliando la scelta, le possibilità degli approcci che uno può utilizzare.